L'ex GFina Soleil Sorge è passata da un reality all'altro ed è ora una delle opinioniste della Pupa e il Secchione. Sembra però esserci stato un alterco del tutto inaspettato tra Soleil e Barbara D'Urso. Proprio recentemente, infatti, l'ex GFina si è pronunciata contro la conduttrice del programma. La D'Urso ha trasformato il format in un reality. Poteva anche andare bene se poi non avessimo smesso di parlare dei protagonisti, le coppie dentro, per concentrarci sulle dinamiche esterne in stile GF VIP. Dopo 6 mesi anche basta. È quello che si legge in un post sotto il quale la Sorge ha messo un bel cuoricino per indicare il suo gradimento. Insomma, è chiaro che qualcosa di strano sta succedendo tra Barbara e Soleil e quest'ultima potrebbe non essere d'accordo con alcune scelte fatte dalla conduttrice campana. Ma non è tutto, perché sta per venire a galla anche un'altra brutta notizia per il programma. Infatti, mentre tutti si aspettavano che questa nuova edizione della Pupa e il Secchione, completamente rinnovata nel format e nelle dinamiche, avrebbe fatto degli ascolti incredibili, in realtà questi ultimi stanno calando puntata dopo puntata, nonostante la scelta di chiamare Soleil nella giuria. Ma Mediaset ha pensato a tutto e sembra avere un asso nella manica. Di chi stiamo parlando? Con buona probabilità verrà richiesto l'intervento di Alex Belli per cercare di risollevare la situazione. Al momento non si sa ancora in che modo l'ex attore di 100 vetrine ripristinerà certi equilibri, ma di sicuro qualcosa si inventerà.